Pasquale Luiso, allenatore del Chieti. Intanto le dico soddisfatto della prova dei suoi, forse un po' meno del risultato. Io penso che meglio di così potevamo fare. Abbiamo fatto, penso, un'infinità di palle gol. D'altronde, se non le metti dentro, rischi pure di perderla. Però sono molto, molto, molto contento e orgoglioso di questi ragazzi. E credo che i tifosi l'abbiano visto. E alla fine c'è stato un applauso bellissimo tra i tifosi e i nostri calciatori. Pronti via subito, nemmeno 10 minuti, dopo pochi secondi il primo palo, al nono il secondo palo, insomma, che cosa ha pensato in quei momenti? Non è il palo, è la respinta. Lì Luca poteva stopparla e andava in rete, fallo uguale. Però abbiamo fatto un grossissimo primo tempo, abbiamo spinto tanto, abbiamo fatto delle giocate importanti, abbiamo fatto quelle che abbiamo provato. Perché loro giocavano tra le linee, sono molto molto bravi, abbiamo concesso mezzo tiro in porta, a momenti ci facevano gol, perciò, però io sono più che soddisfatto, non posso dire niente ai ragazzi. Si allunga la striscia positiva e rimane tutto sommato anche invariato il distacco dai playoff. So che lei non legge mai la No, no, classifica no, no. subito, però è importante anche che questi numeri sono importanti. Vincevamo oggi, probabilmente eravamo già dentro guardando un po' i risultati, però non c'è l'ossessione di questi playoff assolutamente, perché io dico sempre, se guardiamo un po' dietro quello che hanno passato questi ragazzi, direi oggi venire su questo campo e giocare a calcio, creare tantissimo, veramente fa molto 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 piacere, ma soprattutto per lui, ho detto soprattutto per loro, perché pure oggi gli ho detto non deludiamo questi tifosi, perché state dimostrando che avete la qualità, sapete correre, sapete lottare, lo stanno facendo. Io veramente li ringrazio perché mi seguono su tutto quello che dico e facciamo. Ha dovuto sostituire Vesi, probabilmente per un colpo subito. Come sta il calciatore? Poi anche lo stesso Salvatore, come stanno? Salvatore è un crampo al polpaccio, niente di grave. Vesi ha preso una gomitata, a momenti gli saltava un dente, però sembra niente di grave. Però chi ha sostituito ha fatto bene, è entrato Marino per la prima volta da centrale, ha fatto bene. Esposito, un 2005, abbiamo sostituito con Sonna, direi alla grandissima. Abbiamo fatto bene, Tortora ha fatto una grossa gara, chi è entrato ha fatto bene, Mancini ha fatto gli ultimi 10 minuti, bene, bene, bene. Io sono contento di tutti perché danno veramente l'anima sia nell'allenamento che in partita. Tra 7 giorni altra trasferta in casa del Real Monterotondo, insomma, trasferta o in casa, adesso bisogna accelerare al massimo per cercare di entrare nei playoff. Dobbiamo fare sempre il massimo. Io ho detto sempre, adesso ne mancavano quattro. Adesso ne mancano tre, no, andiamo a Monterotondo che si sta giocando la permanenza nella categoria, squadra che se non sbaglio oggi ha perso, ma squadra in salute, squadra che gioca bene e niente, però guardiamo partita dopo partita e poi vediamo cosa succede.